Fu il ristorante che insieme a Bombetta fece la storia della ristorazione in Versilia e anche oltre. Tito del Molo, all'angolo tra la passeggiata Margherita e il canale Burlamacca, era conosciuto ovunque. Artisti, politici, grandi imprenditori, sportivi di fama e perfino lo Zà di Persia, negli anni del grande boom turistico di Viareggio, hanno cenato a lume di candela con vista sul porto della città. Ci sono luoghi che continuano a brillare di luce propria, immuni allo scorrere del tempo. Tito del Molo è proprio questo. E nonostante un periodo di abbandono e di degrado, la sua riapertura potrebbe far tornare a splendere quell'angolo che fu una sorta di rifugio gastronomico che fece parlare di sé tutto il paese. Dunque, una nuova vita per il locale che fu di Sergio Biagini, oggi nuovamente in mano alla famiglia Bonuccelli, storici ristoratori. Dello storico Tito deve rimanere un po' il sapore, il nome, non mettiamo un nome particolare, rimane Tito del Molo, però sarà un cocktail bar con insegna cocktail bar e cercheremo di coniugare l'aperitivo e il cocktail con il cibo nostro, il cibo delle barche che scendono qui il pesce sul canale.